Buonasera ragazzi, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Stasera le vostre domande su di me e sul mio geocaching. Ovviamente non sono da solo, colui che mi farà le domande qui accanto a me ed è Turbina! Ciao a tutti, benvenuti. Siamo pronti allora per questa intervista? Assolutamente sì, prontissimo. Allora ti dico subito che ho i miei soliti fogli con le domande. Perfetto. E anche quest'anno diverse domande, perché una cinquantina di domande. Porca miseria. E 18 persone hanno mandato la cosa. Almeno ci si diverte un po'. Certo. Quindi se sei pronto si può provare a partire con queste domande. Assolutamente sì. Ovviamente, senti, la prima domanda te la faccio io. Visto che sono passati ormai 3 anni dalla tua prima intervista, voglio sapere qual è stato il momento più bello o i momenti più belli in questi 3 anni dalla prima intervista. E ti faccio qualche esempio, ad esempio tornare a fare il geocaching dopo il Covid, oppure il Mega di Lubiana, o il Geotour nelle Marche, o il trail lungo la ciclabile Bagnacavallo Faenza, o anche il ritrovamento delle cache storiche. Molti di queste c'ero presente anche io, ovviamente, questi momenti. Qual è stato, insomma, il momento più bello o i momenti più belli? Allora, decisamente essere stati fermi per il Covid ci ha un po' penalizzati, insomma, perché oltre al fatto delle scatoline, di non poter cercarle, il non poter uscire insieme, comunque poter essere, il dover essere distanti, un po' penalizza, diciamo, la parte sociale, cosa che a me piace tanto. Quindi sì, è vero, ritornare insieme a cercare è stato molto divertente. Diciamo che in questi 3 anni dei ricordi fantastici, e sono con te, è il mio primo mega event che abbiamo fatto insieme a Lubiana. Sì, però è anche il mio primo mega event. Esatto. Quindi dopo 10 anni, dopo 11 anni, il primo mega event è stato molto molto interessante. Ecco. Ok. Allora, passiamo alla seconda domanda. Ti devo dire subito che hanno fatto le domande non solo persone italiane, ma anche persone straniere. Questo mi fa molto piacere. E questa persona, ora ti leggerò la domanda in inglese, poi proverò a tradurla anche in italiano, vediamo. Allora, questa persona è Cache Canada, cioè David. This is a question by Cache Canada, David. And the question is, what motivated you to start sharing your adventure online? Sì, cosa ti ha motivato a condividere la tua avventura online, praticamente? La domanda è fondamentalmente estremamente interessata, perché fondamentalmente io ho cominciato a fare video su YouTube riguardanti il mio geocaching grazie a loro, perché ho imparato da loro e mi diverte vedere i loro video e mi diverte come lo fanno. Quindi è stato molto interessante provare a rifarli come lo fanno loro. Quindi provo a dirlo in inglese. Sì, certo. This kind of question is kind of very curious question, because they know, especially he knows, Dave knows, that if I started to create contents on YouTube is because of them, because I love their way to make video, and they are the one that make me try to start to create this kind of contents, to try to share my geocaching adventure on YouTube. And another question by Cache Canada, what motivates you to continue every week or month? E infatti, cosa ti motiva a continuare ogni settimana o mese? Nowadays, to be sincere, the subscribers motivate me to go on, because it's very nice to show to people that would like to know what I'm doing during my geocaching adventures and to feed the curious of the people. Ora come ora la motivazione viene da chi mi segue, che non sono tantissimi, ma sono comunque 720, e quindi condividere con loro le mie avventure è divertente per me, ecco, mi dà soddisfazione. Ok, ti devo dire che ci sono delle domande che non riguardano solamente te, ma riguardano anche il geocaching, quindi non so su queste poi se risponderai o se farà riferimento a altri video che sono già stati girati. Ok. Sull'ambiente. E in particolare questa domanda è da una persona sempre non italiana, che si chiama Whidbey Island Girl, Gianna Hall. Ok. The question is, how do I get a pocket query to my phone? Cioè, come posso mettere una pocket query nel mio telefono? Ok, questa è una domanda un po' particolare, perché oggettivamente non mi ricordo bene come si fa. Però ricordo di aver fatto un video insieme a Lord Yoruno, a uno dei reviewer, a Zeddy Husdorander, che si può trovare sul canale, quindi eventualmente, sulle pocket query, specifico sulle pocket query, quindi eventualmente Gianna, giusto? Gianna può trovarlo lì. So if Gianna wants to know how to put pocket query into her phone, she can check on playlist on my YouTube channel,
she will be able to find in the playlist Geocaching How To the video with Lord Yoruno, an Italian reviewer, that we made some years ago about the Pocket Query. So she will be able to know everything about particular topic. Okay? Thank you very much. Bene, ora torniamo alle domande italiane. Ok, cioè già fa caldo, cominciamo a sudare seriamente. Allora, la domanda è dal nostro amico Danipag. Ok. E sono più domande, comunque la prima domanda dice: qual è stata, se c'è stata, la tua cache più complessa da raggiungere? In tutti i sensi, da raggiungere fisicamente, ma anche dal punto di vista logistico, organizzativo. A questa domanda ha fatto una domanda simile Arianna di Arenei Alex. Ok. Che ha chiesto praticamente qual è stata la cache che ti ha messo più in difficoltà e dove ha trovato la cache più complessa. Allora, vediamo un attimo. La hash più complessa da raggiungere, chiede Danipag. Sì, sì. La hash più complessa da raggiungere, direi che ultimamente l'abbiamo fatta anche quella insieme, ed è Nymph's Waterfall, una hash abbastanza antica, abbastanza di vecchia pubblicazione, che partiti alla ricerca, non sapendo fondamentalmente se ci fosse stata oppure no, ci è voluto diverso tempo per attraversare il bosco che non c'era quasi più. Potete trovare il video, ora ve lo metto da qualche parte qui, almeno se lo potete lì vedere. Il bosco era praticamente venuto giù, sì. Non era una zona deforestata, non dall'uomo ma dalle intemperie meteorologiche. E ci volle diverso tempo per raggiungerla, quindi quella penso che si potrebbe definire quella più difficoltosa da raggiungere. Certo. Quella che ci ha messo un po' più in difficoltà, anche lì eravamo insieme, e penso di poter dire quella di Grottambulo, che ci ha portato a visitare la Grotta degli Stretti qui a Porto Santo Stefano. Anche quella c'è il video, in cui per raggiungere la hash gli ultimi 30 metri sono praticamente da fare strisciando all'interno di una grotta. Cos'è? Niente di così eccezionale, ma certo. Essendo non essendo esperti, no, ecco, fa un caldo, si muore, ragazzi. Sì. Fa un caldo che si muore. Quindi queste direi sì, ecco, sì. Le due hash che... Okay. Poi abbiamo alcune domande da Fabio West, da Fabrizio. Oh, benissimo. E qui la prima ti mette un po' in difficoltà, dice qualche cosa, perché si riferisce a Vegocaching Vlogger. Ok. Dice: Vegocaching Vlogger ha più di 78.000 iscritti sul suo canale, ha un negozio online di merchandise e ha un fumetto dedicato. Cos'hai tu che lui non ha? La comunità. Ho tutti voi. Ragazzi, ho voi, ma cioè, lo sai quanto vale di più? Per me è molto più importante questo. Amicizie vere, fondamentalmente riscontrabili. Chiaro, inutile parlare in maniera ipocrita. Quando uno apre un canale YouTube, la parte divertente è avere dei risultati anche a quei livelli lì. Ovviamente lui pubblica in inglese, in americano, quindi arriva molto di più. Però mi sono accorto che il canale mi ha dato la possibilità di conoscere molte persone, di avere la possibilità di parlare con tanti nuovi amici e di instaurare nuovi rapporti. Questo fondamentalmente per me è già ripagante. Perfetto. Ho risposto bene, di la verità. Bene, ho risposto bene. Allora, sempre lui ti chiede, quanto vorresti essere pagato per fare reviewer? È una bella domanda. È un discorso strano, perché fondamentalmente ci sono dei momenti che mi piacerebbe proprio tanto farlo, ci sono dei momenti che non riuscirei a gestire la situazione, quindi probabilmente niente. Diciamo che i reviewer di adesso stanno facendo un grandissimo, sì, lavoro, assolutamente. E molto difficile in alcuni periodi, quando ci sono giocatori nuovi, riuscire a gestire tutto. Assolutamente. Fanno veramente un bel lavoro. Giusto. Un applauso a loro, ecco. Sì, un applauso, un ringraziamento da parte, sì, di tutti noi, di tutta la comunità, fondamentalmente, perché sempre il solito discorso che diciamo e ridiciamo, lo fanno in maniera totalmente gratuita e totalmente in maniera volontaria. Quindi nient'altro da dire se non grazie. Poi c'è l'ultima domanda di Fabio West, che dice: c'è una cache in particolare che per ora non puoi raggiungere ma ti piacerebbe molto trovare? E una domanda simile te l'ha fatta sempre Arianna di Arenei Alex, che dice: quale cache ti è rimasta sul groppone, nel senso che non sei riuscita a fare per qualche motivo? Allora, nonostante non sia un amante delle mystery, c'è rimasta sul groppone quella di Lubiana. Vero. Che è una mystery da 50 step, sì, giusto? Esatto. Da 50 step. In sloveno, poi soprattutto. Alcune cose in sloveno, perché per tradurla l'abbiamo risolta, però ecco. E non l'abbiamo trovata, non l'abbiamo trovata, no. Spero che a breve ci sarà nuovamente la possibilità di tornare a Lubiana insieme, certo, magari, e poter andare a cercarla. Certo.
ma fondamentalmente tutte le hash un po' particolari in giro per il mondo mi interesserebbero. Ecco, ho una virtual a Capo Nord che ho fatto perché feci una foto a suo tempo e diciamo in maniera un po' clandestina l'ho riutilizzata per poter loggare questa mystery, però ci sono anche altre hash a Capo Nord. Capo Nord è uno di quei posti che io amo e vorrei avere la possibilità di trovare tutte le hash di quella zona lì, della parte nord della Norvegia. Però fondamentalmente, essendo amante di viaggi, che sia Madagascar, Australia, America, basterebbe trovare hash nuove e belle. Torniamo sul difficile, nel senso, un'altra domanda non italiana, di Jokeshin with Elmeister. Oh, Elmeister! Elmeister, ok. Sono tre domande. Ok. The first question is, what would you rather have gifted to you? And he gives to you two options. Ok. A random brand new unactivated GeoCoin or a puff tag that was created by the person who gave it to you? Quello dico in italiano. Cosa preferiresti che ti fosse regalato? Un nuovo GeoCoin non attivato oppure un puff tag creato dalla persona che te lo dona? Probabilmente quello che mi piacerebbe tanto ricevere sarebbe un puff tag, perché nonostante non sia ufficiale del geocaching, mi piacerebbe perché è creato dalla persona che te lo regala, sì che è molto carino, molto interessante. I would like to receive a puff tag because it's gonna be something original from the person that will give it to you. So I prefer something that, even if it's not original from Groundspeak, it is something very particular and original from the person that give it to you. Okay, the second question. You are going on a vacation. Would you rather, option one, go to a place that you have never been to before or go back to a place that you really enjoyed? Che qui lo traduco in italiano. Vai in vacanza. Ti piacerebbe andare in un posto dove non sei mai stato prima o in un posto che ti piace tantissimo? No, preferirei andare in un posto che non ho mai visitato prima. I would like to go in a place where I've never been before, because I'm a very curious person, I love to travel and I would like to see always new places and new adventures to share with people on YouTube. And the last question, what do you prefer? Option one. A day of geocaching where you find 75 caches and complete a geoheart, or a day of geocaching where you find 5 caches all worth a favorite point? Questa la traduco. Cosa preferisci? Un giorno di geocaching dove trovi 75 cache per completare una geoheart, oppure un giorno di geocaching dove trovi solo 5 cache ma tutte meritevoli di un punto favorito? Preferisco la seconda. I prefer to find only 5, 6, 7 caches just for fun, but they would be really, really nice, particular gadget caches, something that really enjoyed when you search for it, something that makes your experience great, makes your experience nice, that you will remind it forever. That's what I prefer in my kind of geocaching. Okay. I don't care about numbers. I don't really care about numbers. I prefer the quality. Torniamo alle domande italiane. Mm. Si switcha fra l'inglese e l'italiano come proprio internazionali a bestia. Allora. Oh, questo video cioè, ci fa guadagnare un monte di iscritti, eh? Un monte! Allora, la domanda viene da un tale di Milano, un tale il Torso. Non so, ecco. Forse lo conosciamo. È arrivato. E infatti ti chiede subito due domande. Allora, la prima è: qual è l'atteggiamento dei nuovi giocatori che ti dà più fastidio? E la seconda, qual è l'atteggiamento dei giocatori navigati che ti dà più fastidio? Ora ti dico, questa cosa del fastidio deve essere una cosa prettamente milanese, perché guarda caso che Luca De Giassai chiede: qual è la cosa che ti dà più fastidio nell'ambito del geocaching? Una cosa che può spaziare dal comportamento di qualcuno, si vede proprio, ci deve essere gente fastidiosa a Milano, una cosa pazzesca. Una cosa può spaziare dal comportamento di qualcuno alle modalità di gioco di qualcun altro. Non vorrei se riferisse... Vabbè, lasciamo perdere. Allora, l'atteggiamento che mi dà fastidio dei nuovi giocatori fondamentalmente è la presunzione di conoscere il gioco estremamente bene e di volerlo quasi insegnare a gente che gioca da molto di più. Ora, ma non è per fare il vecchio in tutti i modi, però gente che si lancia nelle lucubrazioni magari giocando da due mesi, essendo convinti
mettiamola così, mi sono ritrovato a parlare con delle persone che mi hanno detto voglio per forza nascondere una hash perché sono convinto che come la nascondo io, come la faccio io, non la fa nessuno. Magari ha trovato 30 hash, per forza fino a quel momento lì non hai trovato niente di interessante, perché il numero è proporzionalmente piccolo, quindi magari uno più cerca più si diverte a trovare anche cose particolari. Questo è un atteggiamento che mi dà un po' fastidio, però insomma è una cosa fondamentalmente mia. Gli atteggiamenti dei geohasher navigati che mi danno fastidio, ma fondamentalmente non c'è un granché fra i geohasher di vecchia data che mi dà fastidio, anche perché da loro cerco sempre di imparare. So che l'esperienza è maggiore della mia, quindi se qualche volta hanno qualche eccesso, diciamo, lo tollero e cerco di prendere la parte positiva. Poi insomma la maggior parte delle persone che vedrà questo video mi conosce, sa che sono molto schietto, e quindi se c'ho da dire qualcosa a qualcuno, chi deve sapere sa, insomma, ecco, mettiamola così, senza fare nome e cognome. No, per carità. No, non facciamo nome e cognome, ragazzi. Continuo a fare un cardio della Madonna. E abbiamo solamente fatto il primo foglio, ce ne sono altri tre. Bene, perfetto. Scioglieremo. Allora, partiamo con le domande di questa persona che io personalmente non conosco, che si chiama Francesca e che ha come nick, penso, Sofia Bracco Baldovic. Ok, sì. Che ha fatto veramente un sacco di domande, ho visto alcune molto interessanti, okay. Quindi ci sarà da divertirsi. Benissimo, molto interessante. Allora, le prime tre domande sono: la mia curiosità è conoscere il tuo parere riguardo le funzionalità e le migliorie dell'applicazione del sito ufficiale. Cosa miglioreresti dal punto di vista delle funzionalità e cosa aggiungeresti? Allora, questa è una domanda che torna ciclicamente, tra l'altro era anche nel primo video è stata fatta, certo. E io dissi, se non sbaglio, i souvenir, ovvero cercare di dare una linea cronologica ai souvenir, o comunque dividerli anche per tipo, per nazione, queste cose qui, per tipologia. E un'altra cosa che mi piacerebbe vedere implementato, specialmente negli ultimi tempi, la possibilità di bannare o di richiedere in maniera più diretta delle punizioni per chi si comporta in maniera non consona, fra log con parolacce o bestemmie o cose di questo genere, nick idioti, offese varie, che purtroppo, essendo il geohashing comunque una cosa social, una cosa che comunque si riversa anche sull'online, anche questi aspetti si affacciano nel geohashing di tutti i giorni, insomma. Mm-hmm. Queste sono le migliorie che potrei chiedere nell'attuale, ora non mi viene in mente altro. Sicuramente il geocaching italiano subisce il vandalismo che nasce dalla noia mortale che pervade gli adolescenti e il loro bisogno di ridicolizzare e distruggere tutto quello che interessa a qualcuno diverso dalla ipertrofica percezione di sé. È un fenomeno solo italiano? Se sì, quali azioni didattiche potrebbero essere messe in atto per cercare di far passare un po' di etica comportamentale e salvaguardare il gioco? Cioè, articolata fantasticamente. Questa è roba da psicologia infantile. Non sono in grado di rispondere, credo. Allora, nei paesi che ho visitato all'estero, il geohashing è visto in maniera fondamentalmente diversa. Diciamo, la vandalizzazione del geohashing è attuata in maniera fondamentalmente diversa. Questo perché è una cosa che si rispecchia a livello della società. Perché se da noi, io fo sempre questo esempio un po' terra-terra, un po' stupido, però se da noi viene messa una panchina nuova in un parco, dura 3 giorni, poi viene vandalizzata. Allo stesso modo, se qualcuno trova una scatoletta, una scatolina di un gioco, come il geohashing, come la caccia al tesoro, all'interno di un trail o di un trail inteso come di un percorso trekking, viene fondamentalmente presa, rotta, scuriosata in maniera becera. Mentre all'estero, se viene trovato una, specialmente negli Stati Uniti, io posso raccontare l'esperienza degli Stati Uniti, se viene trovato un ammo can, scatola grossa, lungo un percorso trekking, non viene toccata, fondamentalmente, anzi si apre, viene aperta con delicatezza, viene letto le istruzioni e magari si comincia a giocare, però se la cosa non interessa viene richiusa come si è trovata e viene lasciata lì. Questo purtroppo da noi non succede, non sono in grado di dire come poter risolvere un problema del genere. Penso che derivi da un fatto di educazione civica, ecco, fondamentalmente. Allora, poi c'è la terza domanda che dice sempre: e in merito a questo aspetto, quindi il discorso del vandalismo, che pensi di applicazioni che mettono in chiaro le cache premium? Non esiste. Ma su CGEO qualche cosa che si riusciva magari a vederla, però... Allora, io fondamentalmente non conosco applicazioni che mostrano le
Non ricordo se c'è qualche cosa che permette almeno di loggare, sì, però, però di vederla magari nella mappa non mi ricordo. Esatto, se c'è. Allora, nell'applicazione ufficiale si vedono, se non si è premium, si vedono le cache fino a D e T fino ad 1,5. Mentre su CGEO e su Cashly si vedono tutte le tipologie di cache, basta che non siano premium. Le premium, per quanto so io, non si vedono se non si è premium. Mi pare di sì. Né sul sito né su qualche tipo di app. Quindi il problema non dovrebbe sussistere. Questa è la mia conoscenza al riguardo. Io sono premium da 12 anni, quindi non conosco la differenza del non essere premium. Purtroppo, per fortuna. Allora, chiedo bene, mi sono dimenticato due domande del Tozzo, che ero passato avanti. Oddio, ora ci archiva tutte le cache, ci archiva, aiuto. Allora, la prima domanda ne ha già parlato, ma insomma, com'è stata l'esperienza al tuo primo Mega a Lubiana? Formidabile perché prima di tutto all'estero, quindi è un event in cui si può parlare inglese, cosa che mi piace un sacco, nonostante qualche inciampo, insomma, però ecco, è sempre piacevole conoscere un monte di persone nuove, conoscere un tipo di geocaching diverso, quindi anche sul campo vedere cache diverse, vedere modi di ricerca diversi, vedere gente con cellulari, GPS, divertentissimo, mi ha veramente aperto un mondo. E mi piacerebbe avere la possibilità di farne di più, purtroppo siamo in un periodo che un po' ci fa inciampare da quel punto di vista, ma ricominceremo a viaggiare. E l'ultima domanda, ad esempio, dal Tozzo: com'è cambiato il tuo geocaching dopo l'apertura del canale? Dopo l'apertura del canale com'è cambiato? Fondamentalmente non è cambiato più di tanto. C'è questa fase divertente del riprendere e di imparare una nuova cosa, perché fondamentalmente imparare a usare la telecamera e imparare a usare il computer per poi montare, piano piano imparare a fare cose nuove cercando di essere sempre più divertente, perché fondamentalmente è quello il gioco, e prolungare l'esperienza anche quando torno a casa, in modo che le sere d'inverno soprattutto, no, queste sere harde tipo stasera che si sta morendo, di poter prolungare l'esperienza perché rivedo quello che ho fatto magari con gli amici, per l'appunto, e divertente la fase del raccontare quello che abbiamo vissuto durante la giornata. Ok, fermo un attimo, stop. Non hai sete te? Sì, va bene. Non hai sete? No, sì, Madonna, io schianto. Allora, per la prossima domanda è arrivato un contributo audio anonimo, quindi voglio vedere se per caso li conosci chi è che l'ha mandato. Allora, il contributo audio lo facciamo partire ora. Eccolo qua. Ragazzi, ciao, devo farmi fare la voce perché porta, se qua di scopri chi sono, mi spezza i baci. E poi non riesco più a far andare la carriola. Cody, lo sappiamo perché non ti piacciono le statistiche. Perché a te, al liceo, il libro di matematica te l'ha mangiato la capra. Caprone! Ok, allora, potrei azzardare il nome di qualcuno, mi è venuto in mente qualcuno, perché quel pota è abbastanza riconoscibile, diciamo, e mi verrebbe in mente Gibbs. Vabbè. Allora, per le prossime domande si torna alle domande di Sofia Bracobaldovic. Ok. Tra l'altro, io utilizzo un termine che non conosco, però va bene. Allora, l'accanimento più imbarazzante da raccontare, ovvero, sei mai tornato 3 o 4 volte a cercare una cache perché ti rugava non trovare proprio quella? Se sì, dove, come, quando e qual è stato l'epilogo della questione? Allora sì, è una cache che è tra l'altro molto vicina qui a casa, è quella, la conosci sicuramente anche te, è quella che è a Ischia d'Ombrone. Ci sono stato 4 volte. Perché fondamentalmente se non trovo una cache mi ruga, mi rode, come si dice dalle parti qui. Sì, mi rode, devo trovarla, mi disturba la faccina blu sulla mappa. Quindi è una cosa che mi disturba, non la posso vedere. Alla fine l'ossessione compulsione dei geocacher viene fuori anche in queste cose. E quella lì, qua dopo 4 volte l'ho trovata e non mi ricordo come feci a trovarla, ma quando la trovai fu un'esplosione nel petto, mi fece veramente piacere. La seconda domanda: quale regione italiana è stata da te la più trascurata? Insomma, dove hai qualche cache? La trascuri perché si trova troppo lontana? La reputi non interessante da altri punti di vista? Allora, le cache
che fondamentalmente non sono nella mia lista, non esistono, perché io dove vado mi piacerebbe cercare. Al sud ho cercato un po' poco, perché specie negli ultimi anni l'ho frequentato un po' poco, però visto che c'è Vesuviano e Antovespista che mi aspettano, prossimamente organizzeremo anche lì, quindi prima o poi arriveremo. Terza domanda: nella tua vita, oltre all'innamoramento verso tua moglie, quale altro innamoramento al pari del geocaching hai avuto? Vabbè. Marea di cose. Cioè, si fa nottata, già ci stiamo sciogliendo, io sono fradicio, però tantissime cose. Una fra tutti, il mio essere cowboy e l'essere stato in America per seguire questo sogno, i rodeo, ma tantissime altre cose, il viaggio stesso, il viaggiare è una cosa fondamentale nella mia vita. Perché è un bisogno fisico, quasi è un bisogno viscerale. L'aver viaggiato in camper con i miei genitori, aver potuto ricomprarlo ultimamente e poter andare a giro con la mia famiglia. Il calcio è stata una parte fondamentale della mia vita. Non lo so, ci sono tante cose. Diciamo, vabbè, non ho citato Leonardo, mi sembra palese. Insomma, il figliolo è una delle cose più importanti nella vita che ci è successo, che ci è capitato. Diciamo che, per come ti conosco, che quando scopri una cosa ci butti anima e cuore. Sì, perché sono fondamentalmente un curioso, quindi sì. Ecco, mi piace approfondire l'argomento che affronto in quel determinato momento. Ma si vede quanto siamo fradici? Cioè, si sta veramente patendo. Lui mi faceva notare che lui è in versione estiva e sono in versione invernale, perché ho il pantalone lungo, ma sta solo una dimenticanza, ormai mi ero messo questo e con questo sono venuto, ma ecco. Sì. Ma comunque, cioè, sta citando meno di me, io sono fradicio. Così, per professionalità. Ma cioè, esatto. Fare la domanda. Ma poi... Aspetta. Sì. Ora sono un po' in omessa. Sì. Allora, l'ultima domanda è sempre da Sofia Vrakobaldovic. Ed è una domanda anche quanti questa. Quante ne ha mandate? 29. È anche questa è una di quelle belle articolate, okay. Molto. Quindi devo stare bene attento a te. Sì, vai. Sì, perché più domande ormai te la leggo tutta. Perché... Certo, sì. Se tu fossi nel consiglio del Groundspeak, inaspriresti le regole del gioco, per esempio non pubblicando cache di chi ha meno di tot numero di cache trovate o tot numero di mesi e anni di attività? Oppure trovi che l'egemonia di una società nuocia alla diffusione e il fatto che esistano cache premium sia classista e inetico? Ma poi, sinceramente, vorresti che fosse molto più diffuso, conosciuto, o sei soddisfatto sia della sua diffusione che dell'attuale comunità di giocatori? Bella, questa. Complimenti per la domanda, è veramente interessante. Allora, penso che il numero di 50 cache da trovare, se fosse rispettato, potrebbe essere sufficiente. Non credo che il tempo, gli anni o i mesi varierebbero così tanto la qualità delle cache che uno va a nascondere, perché quello fondamentalmente è creatività. La richiesta di cercarne un tot, secondo me, è interessante, perché fa sì che tu possa capire come stai facendo la cosa e come affrontare un eventuale nuovo nascondimento. Quindi fondamentalmente il tempo non credo sia fondamentale, penso sia molto più importante il numero di ritrovamenti, che però siano reali e non fittizi, come ultimamente capita sempre più spesso. Riguardo alla comunità, riguardo alla diffusione del gioco, in Italia siamo un po' indietro rispetto all'estero, però è la famosa arma a doppio taglio, cioè se ci si entra in maniera più delicata, proporzionalmente anche quelli che entrano esclusivamente per vandalizzare o per giocare in maniera errata saranno minori, saranno meno, se ne incontrerà meno. Certo è che forse se l'esplosione del geocaching fosse avvenuta come per esempio in Germania, probabilmente la qualità delle cache sarebbe estremamente maggiore. Questo fondamentalmente è quello che penso, ecco. Bellissime domande, complimenti. Spero di aver esaudito e di aver risposto in maniera esaustiva, ecco. Poi abbiamo una domanda da Rufi19. Oh, grande Calavretto, lo sculacciapassere. Allora, la domanda è: c'è una meta fuori dall'Italia che ti piacerebbe particolarmente visitare, unendo la tua passione per il camper con quella per il geocaching? Questa si rifà anche una domanda che fa sempre Arianna di Arenei Alex, che dice: senza limiti di tempo o soldi, in quale paese vorresti assolutamente andare a fare geocaching? Qualsiasi, dall'Australia, Nuova Zelanda, i parchi americani in camper, i parchi naturali e nazionali in camper, la Cina, il Giappone, qualsiasi posto. Io viaggiare, l'Antartide,
l'Antartide, la South Georgia, quella zona là, probabilmente non c'è nemmeno una hash, credo, però sarebbe... Ce l'andiamo a mettere. Esatto, infatti, però sarebbe estremamente interessante, forse più per il discorso viaggio, che comunque per me il geocaching è un companatico di viaggio, quindi, però ecco, insomma, basterebbe andare a giro, mi piacerebbe qualsiasi posto. Se dovessi dire un paese fondamentale, ecco, ora come ora mi sto appassionando tanto a uno dei vecchi ideali di quando ero più piccolo, in Madagascar. Mi sta tornando questa voglia di andare in Madagascar. Però anche la South Georgia e l'Antartide ora come ora mi gaserebbero, eh. Allora, torniamo alla domanda di sempre una persona non italiana. Ok. Che è una persona che hai avuto la fortuna di conoscere al Mega a Lubiana. Ti rinnovo la domanda, una domanda che ti ha già fatto a quel Mega, quando ti chiese: Tuscany from USA? Ma non l'ha scritto. Non l'ha scritto. Ah no, se no mi sgozzavo in diretta. Ovviamente raccontiamo qual è l'episodio. È praticamente, diciamo, c'è un giocatore che ha la fama di loggare un po', come si può dire, alla cazzo, per usare termini abbastanza spicci, e ha loggato diverse hash qui in zona delle mie ha loggato online senza aver firmato il logbook. È un personaggio da 30.000 ritrovamenti, sì, sì, roba di genere, al che all'event di Lubiana per l'appunto c'era. Allora andai a chiedergli spiegazione, andai a chiederne conto di queste, gli dissi che ero se si ricordava del posto, ero dalla Toscana, e lui mi disse: Tuscany from Tuscany USA? Vabbè, e io rispondi in maniera un po' arzilla, insomma un po' toscana, verace. Da lì è nata la barzelletta, sì, su cui abbiamo fatto anche la raffigurazione, che ora vi faccio passare in sovraimpressione. Vedete, e questo è il personaggio. Da lì è nata la barzetta in cui abbiamo fatto appunto questa foto, l'abbiamo regalata come primo premio all'event tra la via Aurelia e l'West. Lui poi avrebbe commentato con maybe. Esatto, maybe. Allora, torniamo alla domanda sempre di quella che ne ha mandate più di tutte, quindi di sempre Sofia Brakovaldovic. Dice: cosa ne pensi delle geocoin da collezione? Ritieni sia un fenomeno anche italiano o più da oltreoceano, oppure anche europeo ma non italiano? E detracciabili? Ne possiedi? Allora, le geocoin mi piacciono da morire, mi piacciono veramente tanto. Non amo, come si potrà intuire, farle viaggiare, perché ultimamente costano veramente abbastanza e come i tracciabili spariscono come l'arena quando tira vento. Quindi sì, ne possiedo, ne ho un bel po', alcuni regalati da dei reviewer, alcuni comprati, e onestamente mi piacciono veramente tanto. I tracciabili ne ho qualcuno in giro e diversi in una scatolina che porto via via agli event. Ve la faccio vedere. Eccola qua. Allora, ve ne faccio vedere alcuni al volo. Questo è quello famoso che mi ha regalato il brigante. C'è troppa luce. Faccio vedere qui. Questo è il Friend of the Frog. Alcuni riguardanti i Lakey. Questi si aprono. Un altro riguardante le varie tipologie di geocaching, dei geohash. Poi i vari geocoin dei geotour. Questo è quello delle castelle, delle 10 castella. Questo regalatomi da Zeddy Hoods all'event che facciamo qui a Fontebanda. Questo è quello del Mega Event di Lubiana. Questo è quello ricevuto, compratomi da solo per le 1000 hash. Questo è quello che dicevo, appunto, regalato dal reviewer, dall'altro reviewer, dal brigante. E questo è molto interessante perché mi rende possessore di una piccola porzione di luna. È molto molto carino. E poi vari trackable di ogni tipo. Voglio ringraziare, I would like to say thank you to Cache Canada, because some days ago I just received their little trackable. If you want to share, I can share the code. And if you want, you can use the QR code to visit their YouTube channel. That's the QR code. And that's the TB code. Ok, quindi questo è il trackable ricevuto da Cache Canada qualche giorno fa, e gli altri sono i vari geocoin che avete visto e che possiedo. E ora abbiamo una serie di domande molto interessanti da un'altra Francesca, e cioè Francesca dei Lille Maider e Dottor Pino. Oh, lo sapevo che sarebbe arrivata anche lei prima o poi. Allora, prima domanda: se Dan Groundspeak ti chiedessero di dare un'idea per un nuovo badge, quale gli suggeriresti? Dai sfogo alla tua fantasia, basta che abbia un senso in base alle linee guida e che sia anche un po' originale.
Ma allora, fondamentalmente bisognerebbe capire prima di tutto che cosa intende per badge. Tipo souvenir, un nuovo souvenir. Non so, badge, se no sono quelli che di solito si mettono nel Nei profilo, profilo. Sì, esatto. ok. Allora, facciamo conto che si parli di souvenir, un nuovo Ok. souvenir. Un nuovo souvenir. E che gli dio? Potrebbe, un nuovo souvenir potrebbe essere la richiesta di fotografarsi in ricerca della hash, magari vestito da qualcosa di particolare. Certo. Tipo da quel punto sta la fantasia di chi proporrà i badge, Sì, che sì. vada da Signal the Frog Sì. fino ad arrivare Vestiti da cash, vestiti da... dai budello di Ah, sì. Tuma in Mercedes. Questa non la taglio, però mi raccomando, YouTube, non fare scherzi, eh. Ma asciugo perché so Sì. fradicio. Madonna, buona famiglia, ma tanto sudi. E dopo, quando è finito tutto, sudo tutto insieme. Se fossi single, con quale giocatrice donna ci proveresti? Può dire anche un uomo, i gusti sono gusti. Vabbè, questa è servita su un piatto d'argento. Le persone con cui potrei provarci sono due: o Turbina o la Giulia Tofana. Che a quel punto c'è il gusto dell'orrido, un tu sa bene se tu pigli un maschio o una donna, insomma. Bada che io avevo scritto come commento: se non dici il mio nome mi offendo, quindi Ma era e chiaro, no? Siamo fidanzati ormai, vabbè. siamo ufficialmente una coppia di fatto, siamo. Perfetto, perfetto. Però questa poteva esserci la domanda. Quella successiva è insomma un po' più articolata, e bisogna vedere se riesce a rispondere a tutto. Ovvia. Ad un event bisogna leggere Miss e Mister Geocaching. Chi scegli fra quelli conosciuti si deve leggere, bada, Miss Eleganza, Miss Educazione, Miss Maleducazione, Miss Bellezza, Miss Simpatia e Miss Strafottenza. E poi c'è una cosa alternativa anche per i mister. Per i mister mi immagino ti riesca facile perché riesci anche a dare la risposta. Per le Allora, donne, partiamo. Allora, Miss Bellezza. Miss Bellezza, questa però è cattiva Aspetta, cioè, perché. vabbè, prima di Miss Bellezza, intanto ci pensi, fai Miss Eleganza, va, diciamo. Fammi pensare un attimo. È difficile, eh? Vai, Tanti. intanto va avanti. Miss Educazione. Allora, Miss Educazione potrei proporre quella ragazza di San Marino, Martina. Persona estremamente educata, estremamente simpatica, estremamente carina. Ora, no, non è che gli altri siano delle No, ma merde. perché gli altri li devi mettere in quelle altre categorie, Esatto, per questo però ecco, discorso. lei mi ha colpito per la gentilezza, per l'educazione, per la pacatezza nel presentarsi e nell'entrare nella comunità. Mi è piaciuta tantissimo. Il Miss Maleducazione, se si può fare il nome solamente Ma accennarli. Miss Maleducazione, cioè io non avrei nemmeno tanti problemi a fare alcuni nomi, ma non è giusto farli secondo me, perché sono cose soggettive, cioè personalmente tanti di voi sanno a chi mi riferisco, perché succedono a volte delle cose che possono succedere a chiunque. Si chiede scusa e non c'è problemi, non si rimane sui propri passi dicendo, ma d'altra parte io ho fatto così perché... ho visto che si faceva così. Ecco, quello mi dà fastidio. Può succedere a tutti di sbagliare, basta chiedere Certo, scusa. Ecco, questo. Non certo. voglio, cioè, se no si alimenta Sì. polemiche stupide e non nemmeno corrette. Insomma, la persona a cui mi sto riferendo lo sa perché ci ho già parlato in privato e è a Sei posto così. a posto. Sì, io fondamentalmente sì. Lei un po' meno perché non mi può vedere, però Va bene. lei intesa come persona, non potrebbe essere un lei o una lui. Non dire va Sì. bene così che sembra, se no poi sembra che si sa, ho capito, si sa, però insomma Vabbè. vabbè, andiamo avanti. Poi ci sarebbe Miss Simpatia, che È lo invece... stesso discorso, Sì, non sì. si può fare nomi, dai, è brutto, Sì, non è va bene. carino, su. C'ho le mie simpatie, le mie antipatie, ma sono Certo. cose soggettive che poi fondamentalmente sono riguardanti il geocaching, sono fini a se stesse, insomma. Io Ok. poi mi diverto a punzecchiarle queste persone, quindi è il mio modo per cercare di passare oltre. Bene, intanto si è scaricata la GoPro. Quindi passiamo magari ai mister, che i mister ti Vai. riescono meglio. Vai. Mister Bellezza. Tanto non so se si dice bello di un uomo, si può Ah sì, dire. non c'è problema. Dice. Allora, Mister Bellezza. Mister Bellezza. Vabbè, scuso presenti, ovviamente, Certo. perché uno bello come me Sì, dovrò sì. trovare. Allora, Mister Bellezza, io direi che il brigante c'ha il suo fascino, con il suo sale e pepe, questo sapore medio orientale. Secondo me, il brigante dice la sua. Mister Simpatia. Mister Simpatia c'è Gibbs, che vabbè, Gibbs ci fa Vabbè. pisciare addosso dai ridere. Cruccone, Danipug, ce n'è tantissimi di Mister Simpatia. Certo. Diciamo che Gibbs è quello
che lo sento estremamente vicino da questo punto di vista, perché lei è uno scazzone come me. Ecco, questo diciamo, ecco, giustifichiamola così, Certo. se no sembra di... È sempre brutto fare dei Sì, nomi, perché sì, sembra sì. di escludere qualcuno, Sì. comunque. E poi ci sarebbero tre accezioni un po' negative: Mister Arroganza, Mister Presunzione, Mister So tutto io. Mister Presunzione, diciamo che nei nuovi ce n'è tre o quattro anche di ragazzini giovani che sono un po' tanto lanciati, però è l'incoscienza della gioventù, insomma, è giusto anche così. C'era Mister Eleganza. Mister Eleganza lo regalerei a Il Lord perché è sempre Certamente, impeccabile, è vero, giusto? giusto, Io, giusto, perlomeno giusto. quando l'ho visto io, Sì, non dipende mai un no, pelo. è vero, certo. Mister Bellezza a questo punto. Mister No, chi c'è poi? Mister Arroganza, o so No. tutto io, queste No. non so. Forse due, Mister Educazione. Mister Educazione, anche quelli Il Lord. Sì, Dai, sì. certo. Ma anche io, ora buttiamoli anche il Tozzo, Ecco, insomma, infatti alla mi ero fine. dimenticato il Tozzo, Ah, dicevo, del finito. alla fine il Tozzo è qui misto fra educazione e arroganza, che Sì, fa da milanese imbruttito, certo. che fa sempre quella simpatia, no? Diciamo, visto le prime volte, era un pochino, No, sai, visto le prime volte l'avrei questo è ammazzato. milanese, Visto questo è le prime buono. volte, il Tozzo l'avrei ammazzato, ma lo sa benissimo, insomma, se ne è parlato più di una volta. Poi è nata un'amicizia estremamente interessante e particolare. Perfetto. Si è rispenta la GoPro. Bene. Allora, poi torniamo alle domande sempre di Sofia Vrakovaldovic, che Perché ne avete giustamente fatte poche. lei non sapeva mai che fare quei giorni, la si è Ok. lanciata. Allora dice: essere owner di un numero così alto di geocache implica dover dedicare del tempo per la loro manutenzione. Come ti organizzi? Hai un planning di manutenzione? Fai giro di sopralluogo o attendi che ti venga segnalata la necessità? Allora, io non è che abbia così tante hash, ce n'ho una 25, 26 mi sembra. Una volta ogni 3 o 4 mesi faccio un giro di tutto, perché tanto sono tutte qui intorno al paese. E quindi magari una domenica prendo, faccio una passeggiata e do una controllata. Se no, visto che sono tutte relativamente abbastanza vicine, se arriva la notifica di manutenzione, faccio subito. Se mi arriva il lunedì, magari ci vado il sabato, o comunque appena ho la possibilità, faccio una corsa e cerco di controllare. Ok, e dice sempre: quali sono i consigli da dare ai proprietari delle cache per mantenere interesse e piacere nella scoperta da parte degli altri giocatori? Allora, la modalità fondamentale secondo me, per la buona riuscita del geocaching è seguire due semplici regole, ovvero una hash deve essere, come ho detto già nell'altro video, deve essere fondamentalmente o nascosta in un posto estremamente interessante, estremamente bello, che ti lascia a bocca aperta, che ti crea interesse, quindi la hash può essere anche una semplice scatolina, qualcosa di abbastanza normale, diciamo. Oppure nascosta in un posto anche un po' meno significativo, ma che sia di interesse divertente, ovvero una gadget cache, una water pipe. Io perlomeno le mie le ho nascoste seguendo questo criterio. Questo è un modo come un altro, secondo me, per mantenere viva l'inter per mantenere vivo l'interesse sia di chi nasconde sia di chi cerca. Ok, allora passiamo alla domanda di Davide Candoman Ok. e ti chiede, molto legato al geocaching: quanto tempo si cuoce la fiorentina sull'osso? Allora, è una domanda estremamente divertente e interessante. Lo scoprirai quando verrai al prossimo event che faremo qui a Fonteblanda. Comunque, di solito, personalmente, 4 minuti sull'osso e un minuto e mezzo per lato. Deve muggire. E sono fantastiche, devo Ok, sono dire. contento. Poi c'è una domanda di Aleton Utti, Alessandro, Ok. che dice: qual è il posto più lontano all'estero in cui hai fatto geocaching e quando? South Carolina 2012, 7700 km da qui. Vorrei tornarci anche di casa, ma ormai quel sogno lì è tramontato. Allora, poi passiamo a un'altra serie di domande, qui anche qui miste fra cose che riguardano te, cose che riguardano il geocaching, quindi, da Manuela, che è Manu18. Allora, proprio riferito al fatto della Fiorentina, del Bistecca Event, vuole sapere quando riorganizzi il Bistecca Event, perché l'ultimo l'abbiamo perso in quanto abbiamo iniziato a giocare a ottobre 2022. Ora, Ok, quest'anno abbiamo saltato perché bisognava allora che... Manu, molto probabilmente segnati la data fine giugno 2024 o i primi di luglio 2024. Si rifarà, si guarda di rifarlo. Mi raccomando, segnatevi tutti la data perché a questo giro si vuole superare il record di 120 persone. Certo, con questo si è detto appunto un anno prima, così Va bene? almeno Ecco, c'è. cioè, si è detto un anno prima, mi raccomando a voi ragazzi, forza. Ha sempre una domanda di lei: a cosa servono i souvenir? Altra domanda. Fondamentalmente il souvenir serve per marchiare un qualcosa riguardante appunto il geocaching di chiunque, che sia la visita di un paese,
che sia il raggiungimento di una challenge creata da Groundspeak o che sia il ritrovamento di una hash in uno specifico giorno, in una specifica data, tipo il 18 di agosto ci sarà il geocaching day, sì, giusto? Quello che c'è tutti gli anni. E questi fondamentalmente i souvenir servono a questo. Quelli che ci sono in questo momento degli streak, praticamente di cercare una sequela di hash enorme nel d'arco dei giorni, per me è impossibile da fare, anche perché diventerebbe qualcosa di, diciamo, dal mio punto di vista perde l'interesse della hash singola. Devi semplicemente fare numeri e non è il geocaching che piace a me. Cercare cash all'estero e avere il badge di uno stato europeo, americano o insomma vari continenti è più interessante, è molto divertente. Allora, poi c'è una domanda sul geocaching. Dice: ho chiesto un suggerimento ad un owner della mia zona, il quale, dopo avermi aiutato, mi chiede se voglio adottare le sue cache, perché lui si è trasferito all'estero e non può più ovviamente manutenerle. Cosa devo fare per adottarle? Qui si va proprio sulla tecnica, insomma, sul geocaching how to. Niente, lui deve praticamente andare sul sito e cercare la sezione nella quale può richiedere a te l'adozione. Quindi praticamente a te arriverà una mail dove ti viene richiesto da lui di poter adottare le sue hash. Non ricordo esattamente il link, ora però qualche reviewer magari nei commenti ci aiuterà, o insomma si cercano, insomma, in qualche modo si fa. Questo comunque è una cosa estremamente semplice, devi semplicemente rispondere sì o no. Altra domanda sempre sul geocaching, che mi sembra più fino a se stessa, che parla dell'Adventure Lab, dice: alcune portano ad una cache, altre sono fine a se stesse. Si può scoprire prima a quale appartengono? E se sì, come? Ora, io in particolare Adventure Lab che portano a una cache mi sfugge. Io penso che si riferisca al fatto che al momento che finisci la cache hai le coordinate per la bonus. Ah, per la bonus, certo. Penso si riferisse a quello. Certo. Sì, fondamentalmente intorno alla hache, intorno all'Adventure Lab di solito c'è una mystery che ha il nome dell'Adventure Lab e di solito le coordinate di quella mystery si ottengono risolvendo l'Adventure Lab, appunto. Certo. Quindi come si fa? Non c'è un modo specifico o univoco per sapere se c'è una hash alla fine di un Adventure Lab. Basta guardare un po' intorno e vedere se c'è una mystery con il nome dell'Adventure Lab. Ecco, fondamentalmente questo è il consiglio che ti posso dare. Altra domanda ti chiede: da cosa è composto il tuo zaino per il geocaching? Cibo, indumenti, strumenti e accessori. Vabbè, questo è semplice. Qui ora vi lascio una scheda da qualche parte del video e andate a vedervelo, perché almeno lì c'è sia lo zaino più grosso, dove c'è anche l'attrezzatura fotografica per i video, sia quello l'EDC di tutti i giorni per vedere cosa mi porto dietro quando vado a fare geocaching. Ma fondamentalmente sono le cose fondamentali: una torcia da testa, penne e biro in quantità industriale, la calamita e qualche batteria, ecco, per GPS. Fondamentalmente questo è quello che mi porto dietro. Comunque vi lascio il link qui da qualche parte. Poi altra domanda sempre sul geocaching, che dice: come si legge ed interpreta correttamente la classificazione del livello di difficoltà di un terreno per una corretta pianificazione del percorso? Perché dice che a volte difficoltà 4 non impegnativa, a volte difficoltà 3 devastante. Mind explosion. No, questo fondamentalmente sta all'owner, a leggere se c'è un tracker esperto metterà una scalata, un T3, magari uno che invece non si muove da un divano metterà una strada bianca, la mette T5. Questo purtroppo, secondo me, a discrezione di chi nasconde, ecco, sta lì l'esperienza piano piano uno che viene acquisita nel riconoscere la difficoltà e il terreno. Allora, siamo quasi in fondo, Perché fa sempre più caldo, ragazzi, si sta schiantando. Allora, ci sono le ultime domande di Arianna, di Arenè e Alex, che ti dice: quale paese visiteresti anche se non ci fosse nemmeno una cache da cercare? Rimane il discorso che facevo all'inizio, qualsiasi, basta viaggiare, basta vedere posti, conoscere posti nuovi. Ripropongo in Madagascar a questo punto, perfetto, almeno per dare un punto. Comunque qualsiasi, viaggiare è troppo importante, apre troppo la mente per limitarsi al discorso geocaching, insomma. Poi c'è una domanda che mi sa che c'era anche 3 anni fa, però siccome è passato un po' di tempo, magari vediamo cosa rispondi. Va bene. Qual è la hash che ti è piaciuta di più? Sono tante le hash che mi sono piaciute tanto. Ce n'è una in particolare, lo ribadisco, che mi ha toccato, ma perché conosco la persona che l'ha nascosta e perché... Perché sì,
perché anche il listing è estremamente particolare. Ciao Alberone, lo ripeto per l'ennesima volta. Per bene, dopo tre anni, cioè, sia ancora ferma. Ma sì, ma perché fondamentalmente la hash, che è comunque una scatolina sotto un albero, certo, ma c'ha una storia che riguarda una persona a cui sono legato, e quindi fondamentalmente mi tocca e mi... Perché così è. Ora vi metto il codice qui sotto, andate a vederla e capirete perché. Questa persona, siccome te prima mi dicevi, ma il filtro per lo spam nella mail funziona, sa che non funziona, perché c'è una domanda da una tale Eva che dice: piacere di conoscerti, mi chiamo Eva, come va? Ho qualcosa di molto importante da dirti, per favore rispondimi, ok? Ovviamente, quindi il filtro anti-spam non funziona così bene, non è così funzionale il filtro anti-spam di Yahoo. Ok, quindi probabilmente il filtro anti-spam è da revisionarsi. Infatti, va bene, allora, le domande sono quasi finite, okay, perché ormai c'è domande finali mie, okay, per concludere il tutto. Allora, la prima domanda mi ci ha fatto pensare la Manu 18 quando ti diceva cosa servono i souvenir, e io ti dico: ma secondo te i souvenir e le challenge, per come sono fatte ora, molto difficili, per cui bisogna appunto correre, andare, fare, aiutano a migliorare l'idea del geocaching? O aiutano il gioco? Allora, mi dai l'opportunità di dire una cosa molto, molto importante, che ho ripetuto a qualche amico, a qualche geocacher. Groundspeak propone delle challenge, perché quelle, fondamentalmente quelle degli ultimi mesi, sono delle vere e proprie challenge, sono delle corse all'inseguimento delle hash. Tanti si sono arrabbiati dicendo: ma è una cosa assurda, non cercateli ragazzi, fate come me, cioè non è un problema, nessuno vi viene a bussare a casa se non avete cercato le hash. Vengono fatte perché c'è chi le può fare, c'è chi gli interessa di farle, c'è chi si può permettere di farle. Io no, perché lavoro, ho una famiglia e il geocaching per me è un gioco veramente prettamente divertente. Di condividere del bel tempo, del tempo di qualità con persone a cui voglio bene, come la mia famiglia, come Paolino e come altri con cui ci troviamo insieme per cercare, ma questa fase del gioco non viene sporcata da queste cose. Se riesco, bene, se non riesco non è un problema. Siamo andati a fare quelle di Bagnacavallo, grazie a Nittiflex abbiamo completato la prima challenge, praticamente era di cercare 100 hash in un mese. In un mese, sì. L'abbiamo fatta sulla ciclabile, è venuto fuori un video carino, ci siamo divertiti due giorni, abbiamo conosciuto gente nuova e abbiamo avuto l'opportunità di portarlo in fondo. Ma se non si avesse potuto, non sarebbe stato un problema, tale rimaneva. Inutile arrabbiarsi, ragazzi. Groundspeak tira fuori delle challenge perché comunque la socialità del gioco comprende anche quelle cose lì, e tanti giovani giocatori sono disposti a farle, magari qualcun altro no, anche perché io per cercare 100 hash in un mese dovrei fare tipo 400-500 km da qui, da dove sono, perché qui ho trovato praticamente quasi tutto. Okay. Questo è quello che penso. Ok, poi l'ultimissima domanda, per chiudere, e a distanza di 3 anni dall'intervista, è cambiata la visione del tuo geocaching anche sulla base delle ultime esperienze fatte? Bella domanda. Il mio geocaching è sempre in evoluzione. Sono partito in un modo, ho passato la fase di un po' di stanca, ho passato la fase che mi è ripresa tipo febbre, ho passato la fase che volevo fare per forza un mega e ci sono riuscito, ho passato la fase del canale YouTube, quindi di portare quello che facevo su come contenuti sul web. Sì, è una continua evoluzione fondamentalmente, con alcuni punti fissi, di cui uno tu sei te, gli event e gli amici, però è così, le hash ovviamente sono sempre nuove. Ovviamente anche il geocaching in Italia in sé per sé sta evolvendo, sta magari, ecco, prendendo delle ispirazioni dall'estero, quindi anche le hash cominciano un po' a cambiare, cominciano un po' a essere più carine, più significative, e quindi noi giocatori cambiamo con lui. Okay. Sono arrivate le Adventure Lab, certo, chi le ama, chi le odia, sì. Sono arrivati questi souvenir ultimamente che bisogna strapparsi le vesti per fargli, certo, e c'è chi li fa, c'è chi non li fa, come dicevamo. Geocaching è una continua evoluzione e noi giocatori evolviamo con lui. Certo.
fa sempre più caldo, sì, ragazzi, fa sempre più caldo. Però ora ci andiamo a buttare in piscina, no? Sì, assolutamente, si va alla puntata, sì, esatto, per chissà cos'è la, sì, puntata, sì. Stiamo attenti a Ricci, mi raccomando. Almeno, così almeno Ricci di notte, esatto, voglio vedere. Esatto, si lascia lì. Quindi siamo finiti? Sono finite, guarda, si butta via fogli. Perfetto, ora quindi possiamo salutare. Possiamo salutare, certo. Turbina, io ti ringrazio tanto di essere stato qui con noi, è sempre un piacere. Certo, anche per me. E niente, quindi vi possiamo salutare da casa di Cody, da Cody Headquarter e tutto, dalle domande, grazie a Chiucchi, grazie a tutti coloro che hanno inviato le domande, siete stati veramente simpatici, veramente carini, vi salutiamo da Cody Headquarter, dicevamo, ci vediamo alle prossime puntate, vi ricordo che a agosto il canale chiude, un po' di riposo, ci rivediamo a settembre con nuove avventure e con nuove interviste. Good ride, Cowboys!